Buongiorno, mi chiamo Andrea Adami, sono membro dell'ITPUG di Italia e oggi volevo parlarvi un po' di Postgres e di quello che secondo me ha come plus rispetto agli altri database. Vabbè, diciamo che vengo da lontano, dal Commodore 64, e mi sono fatto, diciamo, tutta la fila di quella conoscenza che forse non è più usata, ma in qualche modo ci aiuta ad andare avanti un po' meglio. Postgres è autodichiarato il database open source più avanzato al mondo, però mi trova concorde nella definizione. Bypasso, diciamo, non so, tutti conoscete Postgres, c'è qualcuno che non conosce assolutamente cos'è Postgres? Sapete che cos'è un database? Sapete tutti cos'è un database? Facciamo anche un veloce ripasso, adesso se qualcuno mi alza un dito, io ripasso. Il database raccoglie i dati in relazioni che si concretizzano poi in tabelle, il cui elemento fondante, il mattoncino, è il tipo di dato. Un grosso passo avanti rispetto a quando si lavorava con i file a indici, dove invece avevi uno spazio di memorizzazione di X byte e te lo gestivi tu, insomma. Postgres, secondo me, si caratterizza per un numero di tipi di dato molto elevato rispetto a quelli che sono, diciamo, gli altri player del mercato. Beh, Oracle non ne parlo perché non lo conosco molto, però conosco SQL Server, conosco DB2 per averci lavorato un sacco di tempo. Vengo da una realtà che ho lavorato 10 anni, una realtà che faceva software finanziario per le banche. E quindi rispetto a queste realtà che io conosco, direi che veramente è una generazione avanti. Qua ci sono, diciamo, sommarizzati tutti i tipi di dati che vengono utilizzati da Postgres. Come vedete ce n'è un'infinità e poi abbiamo anche i tipi di dati cosiddetti compositi, questi. Pardon. Questi piuttosto che i range, perché dovete sapere che per ogni tipo di dato Postgres vi mette a disposizione anche per alcuni, non per tutti, il range, cioè da A, e per tutti invece mette a disposizione anche un array, cioè voi potete dichiarare un tipo di dato come data, ma potete dichiararlo anche come un array di date, quindi lì dentro ci possono stare più di una data. Il vantaggio di lavorare come gli array è che poi io posso, diciamo così, interagire in maniera più significativa perché ho tutta una serie di operatori che mi consentono una serie di cose avanzate. Su questa fase qua sto andando un po' veloce, perché il focus è un po' più avanti. Quindi non preoccupatevi se sto andando un po' a volo d'angelo, ma per dare un po' l'idea, volevo soltanto farvi focalizzare un attimo sul data type INET, che è sostanzialmente un IP address. Ad esempio, a me serviva creare le istruzioni per Apache per bloccare i cinesi per l'accesso al sito, perché per un certo sito non avevo interesse che arrivasse il traffico dalla Cina. Mi sono scaricato la tabella degli IP address dall'IANA, non mi ricordo più qual è l'organismo, l'ho messo in questa tabella qua e poi da qua ho fatto ve lo faccio vedere. La tabella l'ho messa qua, sharepoint
Si riesce a vedere? Non è il massimo. Comunque, fondamentalmente ho messo un progressivo e poi l'indirizzo IP di partenza e di arrivo, perché è così che vengono forniti, e il paese a cui sono stati assegnati. In questa maniera qua poi tramite una vista che mi creava una configurazione da mettere sotto Apache, che è il require IP slash var 24. Ovviamente, se volevo includere solo la Cina, facevo la query che mi includeva soltanto il paese Cina, piuttosto che, non so, volevo escludere la Germania, una cosa di questo genere qua. Quindi il vantaggio di lavorare con un tipo di dati particolare è che, scusatemi che ho lasciato aperto un po' di cose. Non vorrei che pensaste che abbia preparato questa cosa qua un mese prima. E eccoci qua. Qua posso, ad esempio, questa istruzione qua è l'inserimento del dato nella riga della tabella, e quindi io gli dico che dall'indirizzo 1110 all'indirizzo 11255 è Italia, piuttosto che Gran Bretagna, piuttosto che Aruba, se non ricordo male. Per cui questa è una... Sì, qua in fondo forse non lo vedete, ma dice one row affected, cioè ha fatto l'inserimento. E invece, se tento questo inserimento qua, dove l'ultimo è un 260, tutti quanti sapete che i numeri vanno da 0 a 255, quindi il 260 è sicuramente un errore. Ed effettivamente qua sotto non si vede molto. Dove è finito? Ecco. C'è il messaggio che dice, questo non riesco a ingrandirlo, che la sintassi di input non è valida per il tipo di dato init. Però la cosa interessante arriva anche quando vado alla ricerca, perché quando faccio una ricerca, visto che Postgres sa qual è il tipo di dato che sta trattando, oltre a fare la classica ricerca per uguale, posso anche fare una ricerca per dire tutti quelli che sono inclusi in, e qua do un init con un formalismo, cioè un literal che indica il formato CIDR, cioè sto dicendo che voglio tutti gli indirizzi della rete 1.32.202. Se facciamo l'insert anche degli altri due, vediamo che non servivano, no. Come vedete, mi vengono dati tutti gli IP, spero che riusciate in qualche maniera a vedere, però fidatevi. Va il 202.0 finale e 202.128 finale, mentre se allargo la maschera di subnet, ecco che mi si aggiungono degli IP, perché invece di fare un barra 24 ho fatto un barra 23. Questo per farvi capire che il fatto di gestire un tipo di dato che sia effettivamente coerente con quello che vado a rappresentare porta poi dei benefici notevoli. Torniamo un attimo alle slide. Ok, questo è quello che abbiamo appena visto.
Ecco, questi sono i tipi di dati che Postgres automaticamente gestisce anche come range. Questi sono gli operatori che noi possiamo usare, quindi possiamo dire al di là dei classici maggiori di uguale, eccetera, però che contiene un range, che contiene un elemento e tutta la combinazione che potete immaginare sostanzialmente. Ad esempio un altro ambito dove l'ho usato è nell'ambito di un progetto Scuola 24 di cui dopo vi parlo, che uso di solito come base per tutti i miei esempi perché è abbastanza articolato. Scuola 24 gestisce quello che dovrebbe essere un registro elettronico e quindi diciamo le varie tabelle dovrebbero diciamo essere abbastanza facili da riconoscere come significato, per cui negli anni scolastici ad esempio metto aspettate, bisogna dirglielo tutte le volte, metto la durata che è un data range e anche le lezioni che sono la durata delle lezioni che sono un data range, quindi il mio anno scolastico parte da una certa data, finisce a una certa data e poi anche le lezioni partono a una certa data che di solito coincide con o subito dopo l'inizio dell'anno scolastico, però finiscono prima della fine dell'anno scolastico perché c'è poi tutta la parte di scrutinio dei voti, esame di riparazione, cioè scrutinio finale. E il fatto di gestirle così mi permette di indicare a Postgres che io voglio che all'interno di ogni scuola non ci sia un overlap dell'inizio e della fine delle lezioni, cioè se l'anno scolastico 2017-2018 mi comincia il 1 settembre del 2018 e finisce il 31 agosto del 2019, ovviamente nessun altro può iniziare o finire all'interno di quell'intervallo lì per ciascuna scuola. Come poi qua viene inserito un controllo dove gli si dice guarda che la durata delle lezioni deve essere all'interno della durata dell'anno scolastico, come è ovvio che sia, insomma, ecco. E queste cose qua gli si dicono a Postgres in maniera dichiarativa, come vi sto facendo vedere, e quindi poi lui gestisce queste informazioni qua. Però oggi, nella mezz'oretta che abbiamo a disposizione, quello che io volevo focalizzare è il fatto che è possibile creare dei data type, cioè al di là di quelli che Postgres fornisce e di cui avete visto il vantaggio, cioè quello che io volevo focalizzarvi fino ad oggi, fino adesso, era il vantaggio che porta utilizzare un data type corretto e quindi di conseguenza il avere la possibilità di definire un proprio data type, di conseguenza potete immaginare che vantaggio possa essere. La sintassi del create type in Postgres è molto banale e questa sono tre forme, mi pare, le prime due dedicate al tipo di dato in sé, il terzo è per i range e poi c'è diciamo quella per definire proprio un data type nuovo, che però è un po' più difficile da realizzare perché bisogna scrivere le routine di gestione dei dati in C. Se uno lo conosce non è un grande problema, però oggi volevo farvi vedere come invece è molto semplice, senza arrivare fino alla definizione proprio di un dato ex novo, com'è semplice gestire ad esempio il classico sesso come un'enumerazione, cioè io semplicemente gli dico guarda che
il sesso come tipo dato può avere come valore M, F, maschio o femmina, chiaramente insomma. Allora, se noi andiamo a vedere gli standard internazionali, vi lascio il riferimento se poi avete voglia, sono 13 i sessi della verità. Capisco che possa essere un po' disorientante. Quindi dovrebbe essere fatta così il data type del sesso. Okay? Dovrebbe essere fatto così, però diciamo che noi semplifichiamo. Semplifichiamo. Parallelamente, diciamo, alla possibilità di creare dei data type, si possono definire anche dei domini. E il dominio sarebbe, diciamo, dei limiti che noi imponiamo a un data type esistente. Ad esempio, mi è capitato, penso come a tutti, di dover gestire delle immagini e ho deciso di creare un data type che andasse a rappresentarmi il MIME type. E quindi cioè io ho fatto soltanto quelli che mi interessavano, gli altri non mi interessavano, si possono sempre aggiungere, cioè voi potete aggiungere e anche in maniera posizionale, cioè prima di o dopo di, che dei valori alla vostra enumerazione. Quindi voi, in questo caso ho definito un MIME type, l'utility che c'è davanti è perché in Postgres abbiamo a disposizione degli schema che altro non sono che vedeteli come dei namespace, avete tutti presente il concetto di namespace, semplicemente un'etichetta che andiamo a porre davanti ai nomi per evitare sovrapposizioni. Quindi ho creato lo schema utility perché MindType è una cosa che può servire a qualsiasi applicazione e poi ho enumerato, com'è qua? E poi ho enumerato i valori application JSON, application octet e via. Se qualcosa non è chiaro vi prego interrompetemi in qualsiasi momento. E nel dominio poi avevo bisogno di identificare soltanto però le immagini e quindi ho creato un dominio MIME type image che non è altro che un tipo dato che si appoggia a un tipo dato esistente imponendo però dei vincoli. In questo caso il vincolo è che il valore sia compreso fra quelli che vedete qua elencati, che sono tutti i MIME type di tipo image sostanzialmente. Faccio un piccolo diciamo appunto perché ci serve andando avanti. Postgres per ogni tabella mette a disposizione delle colonne cosiddette di sistema che lui usa per fare tutta una serie di cose e ci mette a disposizione se noi le richiamiamo esplicitamente. Se non le richiamiamo esplicitamente non ci accorgiamo nemmeno che esistono. Quella che a noi interessa è soltanto questa OID, che è in sostanza un identificativo che lui assegna a qualsiasi cosa venga fatta all'interno del database e che ci è utile poi per pescarla senza doverci ricordare tutte le caratteristiche che eventualmente la contraddistinguono. Quindi torniamo un attimo noi e se noi andiamo ad esempio sulla tabella di sistema, devo proprio uscire. E andiamo a vedere la tabella di sistema, tutte le store procedure, tutte le funzioni che si chiamano come count value, abbiamo questo risultato. Se però gli diciamo di farci vedere anche la colonna OID, come vedete lui aggiunge, avete visto che ha aggiunto davanti al pronome, che è la prima colonna che fa vedere, ha aggiunto questo ID che possiamo usare per identificare la riga anche se non viene mai vista a livello di istruzione di create table, diciamo così.
Un altro concetto che vi illustro, perché è stato quello che mi ha portato poi al passo successivo nella mia conoscenza di Postgres, sono gli Object Identifier, che sono degli oggetti che noi possiamo utilizzare per diciamo così, accedere alle informazioni del sistema in maniera abbastanza inusuale. Ovvero, tornando qua, abbiamo visto prima che la funzione su cui stavo lavorando aveva questo identificativo, che se vedete eccolo qua, e come vedete l'OID ha come tipo dato OID. In Postgres, siccome c'ha, diciamo, questo orientamento all'oggetto, si possono fare i cast e quindi per, diciamo, recuperare un oggetto di tipo ID, io posso anche prendere un qualsiasi numero e farci il cast. Una volta che ho l'oggetto ID, ecco, tenete presente che in Postgres, a differenza degli altri database, la clausola from è opzionale. Quindi se io gli dico di selezionare un dato, in questo caso ovviamente deve essere una costante o qualcosa che mi restituisca un dato, lui comunque non fa una piega, me lo dà. Quello che ho notato io nell'utilizzo di Postgres è che, ad esempio, facendo il cast a OID e poi a RegProc, che è un object identifier, veniva fuori la descrizione. Cioè, se voi andate a prenderlo qua, se voi andate a fare la query, vedete che il pronome è countVowel, però a quel dato lì, ma come mai? Ora, vediamo un colpetto di stagno, ma speriamo che stia stabile. E come vedete, se faccio una query tramite una select direttamente sulla tabella, il dato mi viene fuori, però ci posso accedere in via alternativa andando a indicargli che un certo numero è un ID o ID, e poi facendo il cast di questo OID a RegProc ottengo il nome della funzione che è rappresentata da quell'identificativo di sistema. E il bello è che posso anche domandargli di darmi la firma completa della funzione, cioè con anche i parametri. Torniamo alle nostre slide ed andiamo avanti. La cosa bella, che è poi uno degli argomenti di oggi, è il fatto che io questi cast li posso indicare, li posso customizzare. Quindi, così come ho fatto un tipo di dato custom, posso anche customizzare il cast. Che è un po' un gioco di parole, però. Ad esempio, tornando all'esempio di prima del MIME type, ovviamente tutti quanti abbiamo a che fare con la convenzione della file extension, perché MIME type è una bella idea, però come tutte le belle idee poi non riescono ad essere applicate dappertutto, per cui abbiamo bisogno delle file extension. Poca fatica. Si crea un altro tipo di dato, ok, utility.fileextension. Anche qua si enumerano tutte le estensioni che mi interessano, e anche questo è un tipo di dato che posso utilizzare. La cosa interessante è che posso fare una funzione che mi renda possibile fare un cast fra il MIME type e le file extension. E quello che volevo farvi vedere è che era molto semplice. Scusate se ho fatto un'introduzione un po' grande, ma mi sembrava necessaria per arrivare a capire poi il passaggio.
Quindi io dico qua che c'è un cast che vuole diciamo convertire un MIME-TYPE in file extension. L'utility, come vi dicevo, è semplicemente un namespace, okay? Quindi il fatto che ci sia solo per evitare di duplicare il nome. E cosa dico a Postgres? Dico che quando lui incappa in questa conversione deve richiamare questa funzione qua, okay, che con grande fantasia ho chiamato file extension, che prende come parametro un MIME type e ovviamente restituirà qualcuno che è stato attento, eh? Esatto, un file extension. Vale. La funzione è questa qua, che al netto delle, diciamo, tutte le cose che ci piantano per fare i messaggi in caso di errore eccetera, però in realtà il cuore della funzione è abbastanza semplice. Sostanzialmente ci sono è un semplice case che non fa altro che andare a indicare per ogni MIME type qual è il corrispettivo file extension da restituire. Quindi vedo il proiettore permettendo. Ok. Dovreste ormai aver familiarizzato con questa sintassi di Postgres. Quindi qua io prendo un application slash pdf, una stringa, e gli faccio il cast a utility.mimetype. Notate che il cast lo fa implicitamente Postgres perché è un enum di una stringa e quindi lui si arrangia, al di là invece del video proiettore che di arrangiarsi non ne ha molta voglia. Cos'è che voglio farvi notare qua? Voglio farvi notare che il nome della colonna è MIME type, ma anche il tipo di dato diventa MIME type. Se non metto il cast, cioè se faccio soltanto la select della stringa, al di là che non mi dà il nome della colonna, però il tipo di dato è testo. Facendo il cast invece diventa un MIME type o la conferma che effettivamente la conversione è avvenuta. Cosa succede se indico un valore di MIME type che non è previsto dal mio tipo dato? Come è logico aspettarsi, mi becco il mio grandioso errore che mi segnala la sintassi per l'enumerazione MIME type non è valida. Okay? E mi indica application XXX. Devo dire che anche qui Postgres è molto più chiaro di tutti gli altri prodotti che ho conosciuto, perché i messaggi di errore nella quasi totalità dei casi si capiscono, e c'è anche qualche raro caso in cui ti dà anche il suggerimento giusto, incredibile. La stessa cosa ovviamente vale anche per il punto PDF, cioè vedete che mi ritorna il tipo dato, cioè file extension, e anche qua se ne do uno che non esiste, grandioso errore. E a questo punto ecco che cosa facciamo adesso. Noi facciamo il nostro grandioso MIME type e poi cosa gli attacchiamo dietro? Per vedere che se scatta la conversione, gli attacchiamo un cast a file extension. Quindi, track. Eccolo qua.
lui automaticamente ha preso la stringa e l'ha portata al tipo di dato MIME-TYPE e poi l'ha convertita tramite, c'è anche il Larsen, tramite quella funzione che abbiamo visto prima, l'ha convertita e ci ritorna appunto PDF. Ovviamente possiamo anche andare in ricorsione, lui non fa una piega, cioè se noi andiamo a fare un MIME-TYPE, un file extension e poi torniamo al MIME-TYPE, voilà, ci ritorna, non si dice perché cazzo l'hai fatto, però lo fa, ecco, insomma. Vabbè, lui non sa che non ci fidiamo, come cerchiamo sempre la conferma sulla conferma. Ovviamente, così come si fa il cast da MIME-TYPE a file extension, si può fare anche da file extension a MIME-TYPE. Non andiamo neanche a vederlo nel dettaglio perché insomma è analogo, ovviamente dovrà avere un'altra funzione che farà il contrario, invece di ricevere in input il MIME-TYPE e restituire il file extension, prenderà il file extension e restituirà il MIME-TYPE. Ok, del registro elettronico ne ho già parlato in realtà, quindi qua a un certo momento della mia vita mi si è accesa una lampadina e ho detto cavolo, ma una tabella è un tipo, per cui io potrei anche mettermi lì e fare un cast ad esempio per spostare, diciamo, convertire un integer in una tabella. Vediamo cosa succede. Alla fine, diciamo, si richiama questo sì, aspetta che vi faccio vedere. Alla fine si richiama questa funzione di lookup. Che è molto semplice, non fa altro che prendere tutta la riga della tabella che ha come identificativo, che poi vado a scegliere io su che colonna andare a cercarlo, e restituisco il tutto, ok, come tipo tabella, in questo caso schools. Come vedete, direi che il codice è pochissimo rispetto, diciamo, alla potenza che vado a sviluppare. Quindi nel progetto che andiamo a utilizzare, come potete immaginare, nella tabella schools ci sono tutte le scuole che hanno un registro elettronico. Quindi una select, se la faccio giusta, magari, una select non fa altro che... il problema è che io non tocco niente, tra l'altro, nel senso. Non so, questo poi toglierlo magari. Magari lo passiamo dalla parte di qua. Banalmente. Magari una rottura di balla in meno. Oppure cambiamo HDMI. Vai. Speriamo. No, non c'è. Se cambiamo HDMI non funziona lo stesso. Proviamo su quell'altro. No, oggi l'ha fatto solo questo. Uno effettivo se magari sia un po' la scala forte. Non possiamo collegarlo direttamente perché hai bisogno di prenderlo per la registrazione. Minuti per creare il pathos rovinato.
tirato fuori quelli dorati. No, è dorato che uguale a quello. Sì. Vabbè. Vuoi rimetterlo su quello di prima a questo punto? Perché... usciranno i nostri eroi. No, provo a rimetterlo di qua che almeno un pochino, cioè sopportiamo per altri 5 minuti. Bello dirgli, ve lo vedete quando andate a casa. Grazie. Un caso se mette le mutande, se ti deve i pantaloni, se ne mette le mutande, eccolo qua. Allora, eravamo rimasti alla query che ci ritorna l'elenco degli istituti del nostro sistema e qua volevo farvi vedere come nella scuola sia presente il valore che identifica la riga 1, 2 e 28, 9, 6, 1, per cui se io faccio l'1, che è un integer, e faccio un cast a scuola 24/7 schools, che è il tipo dato della tabella, ecco che viene fuori la riga della tabella. Ed è una cosa, secondo me, molto comoda, perché risparmia di scrivere un po' e in alcune situazioni ti permette di magari risolvere la faccenda più semplicemente. Dal punto di vista delle prestazioni, secondo me, non è da equivocare con una bellissima join, però ha il suo scopo. Faccio anche quella col 28961 se uno magari pensa che quell'uno abbia messo la if direttamente nella funzione. E la cosa interessante è che poi questo è un tipo di dato composto che io posso andare però anche a selezionare il tipo di dato che mi interessa, in questo caso la descrizione, piuttosto che vederlo come, diciamo, una serie di colonne andando a prenderlo con il classico asterisco. Ovviamente la cosa funziona per la tabella delle scuole, ma ad esempio funziona anche con la, ovviamente a cascata, con qualsiasi altra tabella di cui io abbia fatto quelle 2-4 righe di codice di prima. Per cui ad esempio vediamo che qua nella scuola viene indicata qual è la materia che è intesa come materia di condotta, cioè serve sapere fra le n materie della scuola qual è quella che indica la condotta, perché è quella che non ha i voti scritturale eccetera, ma c'è soltanto il voto unico. Ok. Per cui siccome quel dato lì fa riferimento alla tabella, è un dato che fa riferimento alla tabella delle materie, cosa faccio io qua? Vado a prendermelo e faccio un cast alla tabella delle materie e ottengo la condotta, che a sua volta posso, diciamo, esplodere nelle varie materie, e infatti la descrizione è condotta. E posso anche ovviamente mettere insieme, voilà, in questa materia qua, in questa maniera qua. Un
un'ultima cosa e poi vi lascio. Posso fare l'override anche degli operatori. Anche qui la sintassi è abbastanza semplice, gli dico cosa c'ho a destra, cosa c'ho a sinistra, do un nome all'operatore, posso fare l'override ad esempio della somma, do la funzione che deve fare il tutto, come in questo caso, dove vado a definire un numero in base a 34, che è un numero che a me serve semplicemente che sia una specie di progressivo alfanumerico, però perché devo stare stretto, evitando di usare la I e di usare le minuscole, quindi voglio usare soltanto i numeri da 0 a 9 e le lettere da A a Z maiuscole senza la I e senza la O. Quindi faccio un check con una regular expression, vado veloce perché mi hanno detto che sono fuori tempo. Quindi anche qua faccio la classica sintassi, sì, siccome è lunga il massimo 12, se ne metto uno di più viene troncato. Quello che voglio farvi vedere è che se metto la I mi dice che violo la regola del controllo dei caratteri. E la bellezza è che, avendo fatto l'overload degli operatori, se io faccio la select questa qua, lui mi dice A, B, C, D, G, ovviamente con la se faccio più 1, come è logico aspettarsi, c'è la G. E quello da notare è che viene saltata la I e si passa da J. Queste slide ve li faccio trovare dove mi diranno di metterle. E come documentazione vi rimando a quella di post, che è ottima. Le domande le facciamo fuori e spero di essere stato interessante, insomma, di avervi risvegliato.